porca puttana, che cazzo di male mi sono fatto. Ciao a tutti. Ho visto in questi giorni su internet, su YouTube, la caffettiera Camira. E mi è piaciuto veramente tanto. Io tra l'altro non bevo caffè, ma è proprio mi ha appassionato per l'aspetto più tecnico. E ho deciso di replicarla partendo da zero, sostanzialmente avendola vista. Ovviamente non vuole essere un plagio, ma semmai un contributo e un così un omaggio a chi questa caffettiera l'ha inventata e giustamente la sta sfruttando economicamente. Peraltro io ho anche forti dubbi, non avendo mai fatto qualcosa del genere, che poi la mia caffettiera funzioni, quindi magari alla fine comprerò comunque una Camira. Ci provo e ovviamente non ho misure perché ho solo visto dei video. Non ho nessuno che ce l'ha. In realtà ho un amico che mi ha detto che forse ce l'ha e si è detto disposto a farmela vedere, ma non me la sento. Cioè, se sfida deve essere, che sfida sia. Parto con un diametro. Io ho trovato questo diametro, secondo me è un diametro abbastanza simile a quello che stiamo cercando. Questo è un tondo d'acciaio che mi avevano dato, sono 15 centimetri. Secondo me più o meno la dimensione originale della Camira è questa. Mi sembra aver capito che serve comunque un recipiente largo e basso. Ovviamente questo è solo un riferimento, nel senso che poi io ho intenzione di farlo proprio tondo, magari provando a metterlo sul torno in qualche maniera. Questo è uno, e poi devo farne un altro. Non so se rubarlo da qua o da un'altra parte. Questo è acciaio inox comunque. Lo vedete esattamente? Non taglia questo, sarà che questo è acciaio inox. Diamo di flessibile, non taglia, vedete tutta sta fatica, abbiamo fatto questo ricciolo, lo vedete? Flessibile. Che sudata,
regolari, ma lo fa lui, cazzo. Adesso, almeno ipoteticamente, vorremmo trovare il centro di questi due tondi. Su per giù, Su per giù, Idem da una parte e ora dall'altra. Al centro, andiamo al tornio. Togliamo questo pezzo che è rimasto dall'ultimo video, togliamo le griff, ma dai, allora io devo metterlo qui, scusate, ma sperando che più o meno sia al centro. In realtà faccio un'altra cosa, guardate. Facciamo così. Questo è un cono, che però dovrebbe essere sufficientemente dritto. A questo punto chiudo, cioè serro la contropunta. Serro la contropunta con la chiave e li spingo in avanti. Ok, non stringiamo tanto. Avete visto che tecnica, ragazzi? Se funziona è tecnicona questa. E giriamo piano piano. La prima velocità qua è A2, no, A3, B2. Piano piano, vediamo col segno, col... Mazza che cannonate. Distante, vicino. Quindi questo... già un po' meglio. Alleggerisco di un quartino. L'importante è che l'utensile si trovi sempre a lavorare sul ferro e non sia mai scoperto. Dopodiché possiamo anche spingere. Spingere. Se noi facessimo un'altra tecnica e via, oggi ci facciamo male. Così, vediamo un po' se riusciamo a farci tanto male o poco male.
Ok. Adesso togliamo questo coso qui, basta fare così, e abbiamo questo disco perfetto. Il diametro di questo disco è? Vediamo se il mio calibro ce la fa. Il calibro ce la fa, il diametro di questo disco è 15,6. Scusate, 156 anzi, quindi 15 centimetri. Ovviamente non si legge perché qua siamo in spazi angusti, ma ci siamo. Adesso bisogna ripetere l'operazione con questo. Sembra impossibile, cioè sembrava impossibile, ma invece ce l'abbiamo fatta. Ed è solo un piccolissimo pezzo, Ah, giusto. Non serve un cazzo. Ho fatto questi due dischi. Non vi nascondo che ci ho messo più fatica di quel che potessi immaginare. Adesso come mai non si separano? Oh bella, come mai non si separano? Incredibile, incredibile. Ragazzi, vi assicuro che sono due pezzi singoli. Non penso di averli fusi per... Adesso ci entro dentro col cacciavitino e vedete che si separano. Però mi sembra una cosa assurda che qui... No. Ma che cazzo è successo? Boh, si erano fusi insieme. Incredibile. Unbelievable. Ho tagliato una striscia da 2,5 cm di lamiera, sempre inox, spessa 1,5. Però tagliando la mano non è che mi sia venuta granché precisa, allora mi sono inventato questo sistema, quindi l'ho bloccata fra due profili, sia sulla morsa che sulla fresa, sia lateralmente con una morsa e anche quest'altra, sono due morsetti, e adesso provo a tirarla a pari, prima da una parte e poi farò la stessa cosa dall'altra. Vediamo se ci riesco. Signori, non vi nascondo che ho praticamente passato un pomeriggio per fare solo e soltanto questi tre componenti. Un disco, l'altro disco e questo spessore, questa listella di lamiera alta 2 cm, 2 cm e 2, che poi è quello che mi servirà per alzare e chiudere quindi la caldaia che si chiuderà con quest'altro elemento. Un pomeriggio per fare questo lavoro, wow, è veramente tanto, e
spero vivamente che poi nelle prossime occasioni io riesca ad andare un po' più lesto. Adesso l'idea è chiudere, quindi mettere due punti di saldatura qua per poi finire il tondo, perché tondo esattamente non è, e voglio aggiustarli. Ho usato quest'altro pezzo, il diametro che ho usato è di questo qua, ma per poi fare, per arrotolarlo, ho usato questo qua che è un po' più piccolo, ed essendo questo elastico, vedete, anzi forse avrei dovuto usare qualcosa di più piccolo ancora, ma insomma, per oggi è tutto, voi non ve ne accorgerete, riprenderò più tardi, anzi più tardi, settimana prossima, perché io lavoro solo il weekend, lavoro, pasticcio solo il weekend. Ciao ciao!